Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a spacchettare un oggetto che mi è arrivato da internet. La scatola è abbastanza sottile. Scusate per il poco spazio. Possiamo già immaginare cosa contenga. Qualcosa di artistico, no? Andiamo. Immaginare cosa sia, quali sono aggiuntivi degli oggetti in più. Mi hanno dato un cavetto USB. Non vedevo l'ora di avere questo oggetto. È sottilissima, è sottilissima. Guardate quanto sottile. Allora, non mi aspettavo un oggetto così sottile. Wow, fantastica. Eccola qua. Guardate. Questa è una tavola luminosa LED. Per ricalcare i disegni. Qua c'è il pulsante on, proviamo ad accenderla. No, non si accende. Non si accende, io presumo che si debba attaccare con questo per funzionare. Farò una prova più tardi. Comunque sono veramente soddisfatta. C'è pure addirittura c'è la. Oh, c'è la plastica, guardate, la plastica laterale. Non la toglierò mai, ovviamente. Guardate, è sottilissima. Non mi aspettavo una cosa così leggera, poi è leggerissima, ragazzi. C'è addirittura pure il righello. Questo è formato A4. E poi queste sono le pinze per tenere fermi i fogli. Una, sono due. Sono incluse. Il prezzo, il rapporto qualità-prezzo, assolutamente sì, è costata 23 euro circa su Amazon. Comunque la trovate anche su altri siti, come Wish ad esempio. Su Wish costa molto meno, però considerate che a me è arrivata in 3 giorni. Su Wish invece ci vogliono almeno un mesetto e mezzo. Ci vogliono molte più settimane per avere un oggetto del genere, anche perché comunque non è un pacco leggero che possono inviare in una 2 settimane. È capitato che mi è arrivata roba in 2 settimane, poi questo invece è una cosa più sostanziosa. Quindi comunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Ora vi faccio vedere come si accende. Innanzitutto srotoliamo questo. Allora, è una presa normalissima a quanto pare, quindi possiamo adattare. Se abbiamo un adattatore possiamo benissimo attaccarlo. Allora, il fatto che ci voglia questa presa è un po' seccante, non immaginavo dovesse stare attaccata per funzionare. Comunque qua lateralmente si è acceso un LED. Non so se riuscite a vederlo, eccolo. Questo LED blu. Ah, proviamo ad accendere. Oh, wow. Sì, c'era scritto nelle istruzioni. Sono le istruzioni. C'era scritto da qualche parte che c'erano diverse. Forse l'ho letto. Sì, l'ho letto sul sito internet dove l'ho comprato. Che ci sono diverse. Così si spegne. Ci sono diverse possibilità di
di illuminazione, diverse possibilità di illuminazione, quindi qua non ci sono tasti, quindi non so dove tenere passato. Ok, così si illumina di più, la luce è più forte. Se lo tengo pressato va scemando, perfetto. E serve con un solo tocco invece si spegne. Ragazzi, che dire, io sono soddisfattissima. Adesso la provo con un foglio. Bene, per oggi è tutto ragazzi, vi saluto, la prossima volta vi farò vedere un disegno magari più accurato, più colorato. Per oggi vi beccate questo Ryan. Vedete? Faccio vedere la differenza, questo è rosso, matita rossa di colore. E voilà, col foglio sopra abbiamo solo la matita. Possiamo utilizzare qualunque tipo di matita o penna, soprattutto l'inchiostrazione. E con questa vi saluto, spero di esservi stata utile e se avete qualche domanda o dubbio, siete liberi di scrivermi. Lasciatemi un commento se volete. Ciao!